con il tecnico Zauri per commentare questa partita, intanto diciamo non positiva, no Luciano? Beh, assolutamente, quando si perde 3-1 si fa fatica a usare questo termine. Dispiace perché comunque l'avevo interpretato in un certo modo, provando a stare di là, è chiaro qualcosa non ha funzionato. Dispiace che comunque sia, volevamo partire in maniera diversa, purtroppo non è successo. Insomma, prepariamo la prossima partita. Cominciamo con il primo aspetto, primi 10 minuti avete pressato alto, quello che volevi tu, però non riuscivate una volta recuperato il pallone ad andare in porta, perché? Beh, questo fa parte del gioco, chiaramente la qualità dei passaggi in zona gol fa la differenza. Abbiamo i giocatori che hanno queste qualità, oggi non siamo riusciti a innescare in alcune situazioni, quando abbiamo recuperato palla alta appunto l'attaccante, Tuminello eccetera. È chiaro che alcune giocate hanno fatto la differenza in negativo oggi purtroppo, però comunque c'eravamo e ci siamo in alcune situazioni. Soprattutto poi non è piaciuta la facilità con la quale la Salernitana è arrivata dentro l'area di rigore. Altro aspetto, sei d'accordo? Beh, assolutamente, è chiaro che quando tu provi a stare alto e qualcosa concede inevitabilmente, però insomma è un atteggiamento che noi vogliamo avere, stare assolutamente di là. È chiaro che dobbiamo migliorare, ripeto, era la prima, speravamo di fare assolutamente meglio, ma non è stato così, ma insomma noi ci siamo. A difesa schierata sei contento della tua linea? Ma insomma il primo gol è stato un gol anche quello evitabile, però comunque ha fatto un gran gol. Il gol che non mi è piaciuto è chiaramente il secondo, che insomma una percussione, chiaramente a merito ha dato questo giocatore che ha fatto una percussione molto, molto fisica. È chiaro che insomma potevamo e dovevamo fare meglio. Ti chiedo qualcosa sulle scelte iniziali. Palmiero fuori perché aveva saltato troppi allenamenti? Sì, avevo i due centrali, insomma Campagnaro non giocava una partita non so da quanto, Bettella ha stretto i denti per giocare, quindi rischiavo di giocarmi due cambi dopo pochissimo. Per fortuna hanno retto i ragazzi, facendo giocare anche Palmiero che aveva pochissimi allenamenti, rischiavo di averne tre già sulla carta fatti. Quindi, però sono contento assolutamente sia di Bruno che dei due centrali, hanno fatto un'ottima partita dal punto dell'impegno e dell'atteggiamento, è chiaro, bisogna migliorare. Le ultime due, da parte mia, la posizione di Bruno Oris, sei sempre convinto che possa farlo quel ruolo nel 4-3-3 offensivo alto, come lo interpreti tu? Beh, Matteo, ripeto il discorso che ho sempre fatto, lui è un ragazzo che ci mette l'anima eccetera, non è il suo ruolo se pensiamo ad un esterno classico, esterno puro. È chiaro che anche oggi in alcune situazioni non siamo riusciti anche ad innescarlo in una certa maniera, perché comunque la mia idea iniziale era quella di far stare stretto l'attaccante opposto alla palla. Alcune volte siamo riusciti, altre no, però insomma il ragazzo si impegna alla grande. L'ultima cosa chiedi in questa settimana per il mercato, che punto è Matos e altre trattative? Ci siamo detti che il mercato è aperto, per cui quello che cerchiamo, quello che vogliamo sono sempre le stesse cose. Cerchiamo l'esterno, cerchiamo qualcosa che vada a completare il reparto difensivo, anche in mezzo al campo. Insomma, in tutti e tre i reparti noi siamo alla ricerca di qualche elemento che ci possa dare una mano.